Ringrazio doppiamente per essere qui questa sera perché siete straordinari, siamo un po' meno del solito, ma c'è un ponte molto accattivante. Voi avete ignorato il ponte pur di seguire Igor, quindi di questo io vi ringrazio con tutto il cuore, è molto preziosa questa vostra presenza. Poi vi vorrei informare anche che Igor tornerà ad ottobre e ripeteremo i maestri invisibili. I maestri invisibili a noi sono molto cari perché forse non tutti lo sapete, mi dispiace che mi ripeto, ma alcuni di voi non lo sanno, è stato il nostro primo grande seminario che abbiamo fatto insieme a Igor intorno al 2005, credo il 2006. Lì abbiamo avuto la gioia e l'onore di conoscere Igor e con lui abbiamo vissuto delle esperienze straordinarie, come sempre accade quando si fanno i maestri invisibili. Perché è un seminario avventuroso, divertente, perché è molto articolato, si fanno dei viaggi meravigliosi, si scoprono cose meravigliose. L'ultima volta che ho presentato questo seminario ho raccontato un piccolo aneddoto che vi racconto anche a voi che non eravate presenti l'altra volta. Con grande emozione io e Paolo, la prima volta in assoluto che avevamo contattato Igor e che doveva venire a Roma a fare il seminario dei maestri invisibili, da brave vergini del segno zodiacale proprio per eccellenza della perfezione, siamo andati fino a Domodossola per una settimana prima a fare il seminario per vedere come saremmo dovuti poi organizzare, no? Per essere perfetti nella nostra performance. E mi ricordo eravamo emozionatissimi, eravamo proprio emozionati perché non l'avevamo neanche fatto, neanche noi, questo seminario, quindi non sapevamo a che cosa stavamo andando incontro, ma sentivamo che comunque era un appuntamento. Io personalmente sentivo proprio di avere un appuntamento a Domodossola. Insomma, quindi con grande emozione ci siamo seduti in questa scuola che aveva un'aula molto grande e c'era tutta una grande vetrata, c'erano i banchi come a scuola che avevano uniti e c'era tutta questa vetrata grandissima, e mentre aspettavamo arriva un camion, noi eravamo in 12 partecipanti, arriva un camion che si ferma davanti ai vetri e sopra c'era scritto, c'erano 12 stelline così a volta e sopra sotto c'era scritto Igor Trasporti. Igor Trasporti, noi così, ho detto va bene, il seminario è iniziato. Ma sono successe sempre tantissime cose quando si fanno i seminari sui maestri invisibili. Io ho avuto delle esperienze fortissime, non è il caso di entrare nel personale, magari a qualcuno con più confidenza glielo racconterò, però veramente si scoprono delle cose importanti. I maestri rispondono puntuali, quindi attenzione a quello che chiederete a ottobre se farete il seminario. Intanto io comunque invito Igor qui sul palco per iniziare il seminario, lo ringrazio come sempre per essere qui con noi fedeli, nonostante tutti i suoi grandi impegni, perché oramai gira anche all'estero, è ovunque Igor, perché è seguitissimo e amatissimo, però io sono molto contenta perché in tutti questi impegni riesce a incastrare anche Armonia Mundi, quindi io gli sono molto grata. Grazie Igor. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Buon seminario. Grazie mille, grazie. Sempre le belle presentazioni di Marina. Grazie. Quindi sono già quasi 10 anni e passa. Sì. Ma guarda. Però non sei invecchiato. No. Anzi. Chi l'ha detto? Io. Allora, dunque, appunto perché siamo in pochi, questo è un seminario di quelli avventurati. L'idea è di incentrarlo sul concetto di ombra, che è anche la stessa cosa di Giuda, che è anche la stessa cosa del diavolo. Dunque, il concetto di ombra è uno dei pochi concetti che stanno sopravvivendo della psicanalisi.
Sapete che la psicanalisi è cominciata 100 anni fa, la psicanalisi era in rapidissima ascesa. Era cominciata nel 1900 in punto e 100 anni fa, nel 17, in Svizzera naturalmente erano neutrali, stava andando fortissimo, no? Perché ci credevano in tanti. Poi già negli anni 30, a un certo punto, il fondatore, Freud, si accorge che c'è qualcosa che non va. C'è un congresso nel 35 e dice: ci siamo fermati. Negli ultimi 15-18 anni non abbiamo fatto niente di nuovo. Qualcosa non funziona. Allora fa questo famoso congresso in cui dice: bisogna rivedere tutto, perché tutte le idee che si sono avute nei primi 10 anni del secolo, mi sentite? Tutte le idee che sono avute non si sono sviluppate. Da allora si è fermata, con tutta una serie di conquiste fatte, un po' fatte da Freud e un po' fatte dal suo discepolo, amico nemico, Jung. L'idea di ombra è di tutte e due. Di queste conquiste fatte da Freud e da Jung, tante stanno crollando. Tanto. Allora, qualcuno si sorprenderà a saperlo, ma negli anni 70-80 era fondamentale per essere colti, per essere persone, ma neanche colti, per essere informati, era fondamentale sapere cos'è l'invidia del pene. L'invidia del pene è una cosa che diceva Freud che hanno le donne. Cioè le donne sono lì che perché io non ce l'ho? Ecco, questa idea negli anni 70-80, cioè 70-80 anni dopo il fondatore, era ancora forte. Adesso se qualcuno te la dice ti viene da ridere, perché è stupida. È stupida, perché valuta le donne come se fossero degli esseri anormali, diversi dagli esseri normali, che sono gli uomini che hanno tutto, mentre le donne non hanno quelle cose lì. Sono delle deformità, hanno loro, no? E invidiano invece i normali. Che è una cosa che negli anni 20 del Novecento poteva ancora entrare in testa alle persone. Adesso questa frase qui, questa espressione qua, invidia del pene, è sparita, totalmente sparita. Un'altra cosa che è totalmente sparita, beh, sta sparendo perché non regge più, il complesso di Edipo. Il complesso di Edipo è una cosa che Freud tira fuori a un certo punto, questa sua invenzione: i figli vogliono ammazzare i genitori. Uno dice, beh, questo qui è un maschio che dice che le donne invidiano i maschi, ed è un genitore che dice che i figli vogliono ammazzare i genitori, forse un po' unilaterale, adesso lo vedi, ma il complesso di Edipo, se tu leggi dei testi di Pasolini ancora degli anni 70-60, c'è Pasolini che interpreta tutto in base al complesso di Edipo, fa anche il film Edipo Re. Adesso se uno ci pensa dice, ma guarda che non è vero. Non è vero. Ti guardi intorno e se c'è un complesso forte nella civiltà europea è il complesso del papà di Edipo. Perché dappertutto, sulle croci, sulle chiese, c'è un figlio crocifisso. Cioè il papà che vuol far fuori il figlio. Non è il figlio che vuol fuori il papà. Ecco, queste cose non sono ancora, siccome è uno shock il fatto che crolli la psicanalisi, non sono ancora state registrate dalla cultura. Cioè se parli con una persona che ha 70 ma anche 50 anni non ne parla di queste cose, perché non può ammettere che siano passate, no? In altri paesi non psicanalizzati, per esempio gli Stati Uniti o non so, tutti i paesi anglosassoni, e non se ne parla più per discrezione, con imbarazzo di queste cose, che hanno fatto tutta la cultura di un secolo, no? Un'altra cosa che sta precipitando completamente è l'inconscio. Adesso, io avevo provato qualche mese fa a far mettere su Facebook una cosa sull'inconscio, madonna, sul fatto che l'inconscio non esiste, che è addirittura quello che si chiama un truismo, cioè qualcosa che tutti sanno in psicologia, che non c'è questo inconscio. Ancora c'è una rivolta, proprio gente che diceva, ma no, sei pazzo, esiste, come? Però l'inconscio è un'idea di Freud che a questo punto non regge più tanto, perché si può facilmente sostituire con l'idea di attenzione,
È inutile che pensi che l'inconscio sia ereditario, è sufficiente che pensi che la tua attenzione guarda lì e quello che non vedi rimane fuori dal campo visivo. Però basta che ti volti e lo vedi, no? E lo vedi. Invece sia Freud sia Jung dicevano non ci si può voltare, perché l'inconscio è proibito all'accesso della psiche. No, si può scoprire solo in modo misterioso. Invece dell'inconscio, che secondo Freud soprattutto era sotto ed era ignorante e deficiente, sta prendendo forma da un pezzo, dopo Castaneda irresistibile, l'idea di superconscio. Cioè non è che tu, come pensava Freud, è la parte principale della tua mente, la più evoluta, la tua coscienza è la più evoluta. No, può darsi benissimo che la parte principale della tua mente, il tuo conscio normale, non sia la parte più evoluta, ma sia un po' indietro e dentro di te ci sia un superconscio molto più intelligente di te, che Freud non aveva parlato. Con questi crolli, una scienza che vi ha probabilmente vi ha anche fregato un po' di soldi negli ultimi, se qualcuno ci è cascato, chi è stato da qualche psicanalista? Ecco, sappiate che è stato un generoso dono a una scienza in difficoltà, come, non so, come finanziare gli assiri dell'Iraq, ecco, no? Una comunità in via di estinzione, oppure, non so, i panda, ecco, no? O la balena di un certo tipo, che sta sparendo, che sparisce, ormai sparisce, veramente sparisce. Ma il concetto di ombra rimane. È stata una scoperta grossa. Cos'è il concetto di ombra? Scoperta, insomma, un'idea più che una scoperta. Hanno già scoperto altri prima di loro. Il concetto di ombra è questo. Vi faccio due esempi, così sono subito chiari. Qualche settimana fa stavo andando dai maestri. Non vorrei che qualcuno a questo punto, debole di cuore, dicesse come... Stanno dai maestri, io per maestri sapete che intendo quelli, no? Chi di voi non sa di cosa sto parlando? I maestri sono quelli che non sono maestri, è un modo di dire, tra virgolette, è una dimensione psichica particolare in cui tu entri e sei fuori dal tempo, no? È bella, è facile entrarci. Si va dritti per un po', si gira a destra, poi ancora dritti, alla quinta a sinistra e così, no? E ti arrivi. E mentre stavo andando, i miei dicono, no, oggi non puoi passare, devi prima fare un esperimento. Devi tirare con l'arco, no? E io piuttosto sorpreso, dico, strano, la prima volta mi capita. C'è il bersaglio, mi danno un arco, all'altezza della cornice, per intenderci, se qualcuno sa di cosa sto parlando. Ecco, mi danno un arco e io tiro con l'arco. E io sono capace di tirare con l'arco, ero anche abbastanza bravo. Cioè, colpivo un tappo di Coca-Cola a distanza di 30 metri. Non è facile, eh? Allora, io tiro con l'arco e vedo nel campo visivo che c'è lì che la freccia tesa in questo modo, senza mirino, basta vedere la punta della freccia, avrebbe colpito il giallo. No? Avrebbe colpito tranquillamente il giallo. E qualcosa mi impediva di lasciare andare le dita, perché tu si tiene la freccia in questo modo, no? Avete mai tirato con l'arco? È bello tirare con l'arco. Si tira così e poi si lasciano andare le dita. E qualcosa mi impediva di lasciare andare le dita. C'era una sensazione precisissima che se io tiro adesso colpisco il bersaglio, colpisco il centro e quindi non tiro. Tu ascolta bene. Se io tiro adesso colpisco il centro e quindi non tiro. Che è assurdo, però era invincibile. Cioè il mio polso, tra l'altro questo era tanto più strano perché era la mia immaginazione. Nella mia immaginazione potevo tirare quando volevo, anche 100 frecce potevo tirare. E invece non avveniva, sentiva questo blocco preciso. Alla fine dico, non è possibile. Tiro e la freccia va non al centro dove pensavo, ma a distanza di almeno 20 cm dal centro, fuori, su in alto a sinistra. Nella mia immaginazione io stupidamente sbaglio il tiro. Che assurdo, no? Immaginalo giusto. No, invece no. Allora dice, riprova. Riprovo la seconda volta la stessa cosa. Riprovo la terza volta,
Questa volta dico, no, ce la metto tutta, comando al mio polso di lasciare andare le dita quando sono al centro, e quando lascio andare le dita sparisce tutto. Sparisce arco, sparisce bersaglio, sparisce tutto. E se mi spiegano, ecco, questa è l'ombra. Avete capito? C'è. E poi, tra l'altro, ne parlavo a una conferenza, e a una conferenza, alla fine della conferenza, si avvicina una persona e dice, guarda, io sono un arciere campione tal dei tali, quella cosa che lei dice si conosce bene, e si chiama così. Ricordatevelo, perché nella vita questo è fondamentale. Si chiama target panic, panico da bersaglio. O anche buck panic, che sarebbe panico da preda. Tu sei niente ti impedisce di fare centro nella vita, e naturalmente questo è metaforico, niente ti impedisce di far centro nella vita, non c'è niente nell'aria che te lo impedisca, non c'è niente fuori che te lo impedisca, qualcosa all'interno dei tuoi tendini te lo impedisce. Guardi, mi dice questa persona, target panic su Wikipedia, troverà un sacco di roba. Io guardo, non so, su internet, guardo e c'è tantissima letteratura sul target panic, ma è tutta di psicologia sportiva. E tutta quanta si risolve in gran parte sulla modifica dell'attacco. Vedete cos'è l'attacco? È un apparecchietto che c'è nell'arco per evitare di rovinarsi le dita. Si usa un apparecchietto che tu non appoggi le dita sulla corda, ma tieni in mano questo affarino, poi sganci un mirino in modo da non rovinarti le dita, sganci il mirino e il mirino lascia andare la corda, cioè un mirino, un grilletto, e il grilletto lascia andare la corda. Dice, si modifica il corpo. Oppure c'è la tecnica, un'altra tecnica interessante, che è il bersaglio è qua, tu hai il target panic, perché il target panic è una cosa che c'è nelle gare. A un certo punto nella gara arriva, quando ci sono le gare, sono, si chiamano volé, no? Volé, devi tirare ftum, 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 così di corsa, e se tiri bene è tutto quanto di autocontrollo, no? Avete visto come sono gli arcieri, pensando tutti sovrappeso, grossi, ma con lo sguardo micidiale, no? Ecco, e a un certo punto scatta e non puoi più fare la volé si interrompe perché la mano non parte, e quando parte sbagli. Nel tiro con l'arco devi centrare tutti i punti, tutte le cose, e invece vai fuori, la tua squadra perde. Quindi è conosciuto questo. Una tecnica interessante è, questo è il centro, mira al centro, poi sposta la mira qui e lascia andare la freccia qua. Cioè impara a superare il target panic evitando il bersaglio. Impara a sbagliare. Se impari a sbagliare, poi riesci a ricondurlo. No? E si vedeva questa enorme letteratura. Io non ne sapevo niente fino a 10 giorni fa di questa roba. Mi ha spiegato. Target panic. In psicanalisi, sia Freud sia Jung dicono la descrizione dell'ombra è questa. Sul piano individuale. Sul piano sociale, capito cos'è l'ombra? Non l'ho ancora detta, eh? Non ho ancora detto cos'è l'ombra, ma secondo me intuitivamente avete capito. L'ombra è quello che ti fa sbagliare. Non solo nel tiro con l'arco, ma in tutti i campi della vita. Perfino nel pensiero, perché tu puoi, è facile diventare miliardari. È facile fare la cosa giusta al momento giusto. Come diceva un mio amico pittore, cosa ci vuole per dipingere come Leonardo? Basta mettere i colori giusti al posto giusto. È vero, è verissimo. Però questo non avviene. Perché? Perché la mano obbedisce al target panic. È bellissimo vedere i filmati in cui c'è Picasso che dipinge, perché Picasso è la dimostrazione che si può superare il target panic. Se guardate le linee di Picasso, i disegni che fa, si vede che lui non prova niente, nel senso non fa esperimenti. Lui fa un profilo, è fatto, perché ha liberato la sua mano dal target panic,
dall'ombra. Lui lo racconta nelle sue varie storie, interviste, eccetera. Dice: io ci ho messo 20 anni a cominciare a dipingere. Prima ho dovuto dimenticarmi tutto quello che mi hanno insegnato. Solo dopo aver dimenticato tutto quello che ho imparato all'Accademia e ci ho messo 20 anni, ho cominciato a dipingere davvero. Mi sono liberato del panico della pittura, del panico della genialità. Capito? Che non è applicabile né solo al tiro con l'arco, né solo al disegno. È applicabile a tutto. Capito? Non ho ancora detto cos'è l'ombra. Ho detto solo una conseguenza dell'ombra. Ci siamo? Altra conseguenza dell'ombra. La Germania era un paese coltissimo nel 1920. Coltissimo. Molto cosmopolita. Se avete visto il film Cabaret, si vede com'è la Germania degli anni 30 e ancora inizio degli anni 30. Marlene Dietrich era tedesca ed è tutto meno che autoritaria come tipo. No? È tutto meno che autoritaria come tipo. Ernst Lubitsch era tedesco ed è tutto meno che autoritario. È divertentissimo, si vede, no? A un certo punto succede qualcosa. Capita un essere banale, che viene accusato di banalità da una persona nata al suo stesso giorno con i suoi stessi baffetti, che è Charlie Chaplin, che è nato lo stesso giorno di Hitler, come sapete, stesso giorno, stesso anno, e ha fatto un film in cui prende in giro Hitler, facendo vedere che è banale e stupido. Cioè, nel 39 questo, il film è del 38, uscito nel 39. Prima della guerra, prima che si sapesse dei campi di concentramento. E risultava a tutti, a livello anche popolare, perché il film era fatto per il grande pubblico, che Hitler fosse una persona banale. Ma questa persona banale a un certo punto ha avuto, è riuscito misteriosamente a tirar fuori una parte della Germania che ha fatto delle atrocità spaventose. A partire proprio da... lui è andato al potere nel 1933, no? Pochissimo dopo la Germania ha cominciato a distruggere il mondo, ma a livelli di follia, no? Mai successa una cosa simile. I campi di concentramento, milioni di persone massacrate nei campi di concentramento, con centinaia di migliaia di tedeschi, anzi di più, che partecipavano tranquillamente a questa cosa. Direttamente, indirettamente o assistevano. A Weimar, quando tirava vento da est, da 7 chilometri di distanza c'era il campo di concentramento, non mi ricordo più come si chiamava, non so se Auschwitz o qualcosa, arrivava la polvere dei forni e questi vedevano tutti i carri di gente che entravano, polvere che si alzava e nessuno diceva niente. No? E questo nel frattempo, mentre la Germania non è che lo faceva per conquistare una qualche predominio sul mondo, lo faceva per autodistruggersi. Qualche anno dopo della Germania non restava più in piedi niente, no? Si era scatenata a livello collettivo un'ombra. Quello che è il target panic per te nella vita personale, che ti rovina qualche situazione, nella vita collettiva si trasforma sotto forma di ombra in male sociale, male collettivo. È già successo tante volte. È successo, non so, nella caccia alle streghe ai tempi degli anni 50 americani. È successo nello stalinismo, era un'altra ombra che si manifestava. Queste autodistruzioni terribili che non avevano nessuna spiegazione. Erano altrettanto inspiegabili quanto il blocco del mio polso immaginario nel tirare la freccia. Questa è l'ombra. L'ombra si chiama così, sia in psicanalisi sia in analisi psicologica, sono i due termini che hanno usato Freud e Jung. E l'ombra resiste, tra le idee della psicologia del Novecento, resiste perché ancora non si è capito cos'è. Non è ancora chiaro che cosa sia. Ma sicuramente c'è qualcosa in noi che lavora contro. Immagino che qualcuno di voi più audace di indole stia già cercando di vedere nella sua biografia personale dove si può essere manifestata l'ombra. Qualcuno lo sta facendo? Non è difficile. A un certo punto della tua vita
tu potevi benissimo centrare un bersaglio e non l'hai centrato, giusto? A un certo punto della tua vita tu potevi benissimo prendere una decisione semplicissima che era evidente, era tua, alla tua portata, bastava che tendevi la mano, coglievi e prendevi e la mano non ce l'ha fatta. Oppure hai provato a farcela e ti è venuta fuori una gaffe, un inciampamento incredibile. Nella mia vita è successo spesso questa cosa qui. Ma non era perché magari io volevo evitare, cioè, per esempio, una volta, sapete com'è l'università, no? L'università, tutti quanti devono avere una lingua lunga almeno 40 centimetri, no? Per poter leccare il più possibile le suole o quando va bene le stringhe del professore, no? È una cosa che tutti sanno. Cioè, per fare carriera all'università devi avere il collo morbido, no? Una buona spina dorsale e una lingua lunga. Ma tutti lo sanno, è una cosa normale, si fa. Il vantaggio è importante, il vantaggio è che poi ti danno il posto all'università. Da un certo punto di vista è brutto, perché avere il posto all'università vuol dire perdere qualsiasi accesso alle case editrici. Le case editrici non pubblicano professori universitari, perché sanno che sono noiosi. E d'altra parte però prendi un sacco di soldi e hai tanto potere, no? Sei dentro lo Stato. Ed era bello, tu si può benissimo fare, tu entri in università, ti prendi un po' di soldi, sei tranquillo, scrivi un po' di libri, molli in università, vieni fuori e puoi dire che eri professore. Che difficoltà c'era? A me stava andando benissimo all'università, bisognava semplicemente essere dei leccapiedi per un po', ma tutti lo erano, per cui non è che ti distinguevi, nessuno ti rimproverava. E una volta, capita, avevo 22 anni, la nemica del mio professore mi invita a un congresso qui a Roma, organizzato dal mio professore, una manovra per farsi dispetti. Il mio professore mi dice, ho visto che la professoressa Tal dei Tali l'ha invitata al mio congresso. Non doveva farlo. Adesso io sarei contento, dice lui, e le sarei grato in tutti i modi se lei rifiutasse l'invito. Che cosa potevo rispondere? No? Tu cosa avessi risposto? Certo, no? No? Che me ne frega, tanto ho 22 anni, sai quanti congressi farò, che mi importa? No? Se in questo modo vincolo a me di gratitudine il professore e poi mi troverà al posto, che... a me cosa viene da rispondergli? Le farò sapere. Questo è... cosa? E tranquillamente sono io. Tornando a casa, non ho pensato che era follia. Ci ho pensato, il giorno dopo sono tornato e dico, ci ho pensato, dice sì, io accetto l'invito. Questo, in questo modo mi sono bruciato la universitaria. Ma chi l'ha fatto questo? Chi l'ha fatto? Ripensandoci poi, non l'ho fatto io, perché non sono pazzo. Lo so. No, sul serio. Adesso, perché lo dico io, però anche tante persone che mi conoscono sanno che non sono te. Quante volte a te è capitato qualcosa del genere? Ma dentro la tua mente, quando è facile, no? Basta che adoperi la regola think it bigger. Pensa più in grande. Che ci vuole? Hai pensato di scrivere una canzone? Scrivine 30, pensa di scrivere una serie di canzoni. Per scrivere un'opera ti costa uguale. Perché non ti viene? Perché non ti viene? Un'altra volta mi era capitato con il titolo di un libro. Bisognava dare un titolo di un libro. Che ci vuole a scrivere un titolo di un libro che ci hai messo 4 mesi a scriverlo? Sai cosa hai scritto e fai il libro. No? Metti il titolo, lo pubblichi e non veniva. E passa un giorno e non viene il titolo. E ne parlo con l'editor e non viene il titolo. Ne parliamo insieme e non viene il titolo. Alla fine il dirigente della casa editrice dice: ma sto titolo? E dico: guarda, abbiamo dei problemi. Dice: venga a parlare con me. E si mette seduto e dice: ma un titolo deve semplicemente dire quello che c'è nel libro.
ed era il 15° libro che scrivevo. E io dicevo, lo so, ma non mi viene. Perché non mi viene? Capito? C'è questo fenomeno che si chiama ombra, questo fenomeno non è spiegato. Non è ancora spiegato. Perché non è spiegato? Perché gli strumenti dei fondatori della psicanalisi sono strumenti antichi. Per esempio, alle basi della psicanalisi, questa è una delle bordate forti che tirano la psicologia ultimamente, perché se ne sono accorti a un certo punto, c'è il concetto di ereditarietà, non so se lo sapete. Allora, alle basi della psicanalisi c'è il fatto che tu, e lo trovate sia in Jung, sia in Freud, no? C'è il fatto che tu prendi dai genitori, no? È chiaro che prendi qualcosina dai genitori dal punto di vista del colore degli occhi, del colore dei capelli, della struttura del palmo della mano, qualcosa del genere, la pigli. Però dici no, c'è l'ereditarietà psichica. Cosa vuol dire ereditarietà psichica? Vuol dire i tuoi genitori hanno avuto delle esperienze da giovani, no? Prima di averti a te, queste esperienze hanno lasciato traccia dentro di loro. Tu che nasci con la psiche preparata da quelle esperienze lì, perché le erediti. No? Questa idea qui è un'idea che era al tempo di Freud valeva, l'aveva inventata un tizio che si chiamava Lamarck all'inizio dell'Ottocento. Pensate alle conseguenze, l'ereditarietà brada, praticamente. Pensate alle conseguenze. Allora, in pratica, conseguenza principale, se i tuoi genitori sono stupidi, tu parti stupido. Se i tuoi genitori sono poveri e hanno fatto esperienze di povertà, tu parti povero. Quindi tu sei povero. Non nasci in povertà, tu nasci povero. Che è diverso, eh? Il povero non è una condizione circostante, ce l'hai dentro. Questo qui, ai tempi di Freud, questo capite chi ci guadagna, no? Ci guadagna un ricco, perché il ricco dice, io sono figlio di ricchi, quindi sono ricco. No? Se io faccio passare questa idea qui, cavolo, questa idea passa e naturalmente noi ricchi abbiamo il diritto di essere ricchi. Esiste l'idea del sangue reale, tutte queste cose qui, no? Sangue blu. Ecco, ai tempi di Lamarck, 1810, andava questa cosa qui. Freud ci credeva ancora. Ai primi del Novecento è successa una cosa buffa, che a un certo punto uno dice, ma è vera sta roba? Facciamo un esperimento. Prendiamo 10 topi, famoso esperimento dei topi, e gli tagliamo la coda a tutti e 10. Dopodiché li facciamo accoppiare tra loro, i 10 topi, e vediamo se i bambini nascono senza coda. Allora prendono questi topi e gli tagliano la coda a tutti, li fanno accoppiare tra loro e i bambini nascono con la coda. Porca, allora Lamarck ha torto, forse la prima volta. Ha continuato per 19 generazioni di topi a tagliare la coda. Che tra l'altro è dimostrato così, con grande stupore della scienza mondiale, che quell'ereditarietà su cui è costruita anche la psicanalisi non esisteva. Tra l'altro era uno esperimento che poteva anche risparmiarsi, perché bastava che guardasse gli ebrei. Gli ebrei sono 3.000 anni che tagliano il prepuzio ai ragazzini e questi qua si ostinano a nascere con questa elegante custodia ancora adesso, no? Proprio, ma non capisce il corpo umano, non capisce che bisogna che deve nascere senza, no? Ecco. E questo è uno svarione terribile. Con questa idea di ereditarietà uno spiega, è presente il diavolo nella psiche del mondo, è presente Giuda, quindi ereditario. E non funziona come spiegazione, funziona più. È qualcos'altro. C'è qualcosa nella psiche, e pare proprio nella psiche di tutti a giudicare come va il mondo, che sfugge alle spiegazioni razionali, perché invece di lavorare a favore, lavora contro. Capito? Essendo questo un seminario di poche persone, no? Un seminario grande non avrei mai osato fare una cosa del genere, però si fa un seminario di analisi,
che tra l'altro coinvolge direttamente il conferenziere, perché a me interessa, non, cioè di un argomento di cui non si sa, non si può spacciare una verità, no? Capisci? Cioè non si può, un argomento su cui non esistono qualche decina di migliaia di test, di statistici, attualmente si fa con la statistica, non posso arrivare qui e dire ho un'idea, no? Ho avuto un'idea, ho un'idea, ve la dico a voi, poi vi arrangiate voi. No, la cerchiamo. Allora, sì, praticamente consiste in questo seminario, si va a cercare l'ombra. L'ombra si manifesta generalmente nei sogni, ma non è che si dorme qua. Bisogna trovare delle altre vie per arrivarci. Saranno vie coscienti e vie non e vie semicoscienti. Una via cosciente, alcuni di voi l'hanno già vista, che è un test aperto, quello della frase aperta, bellissimo, molto ingenuo, molto americano, ma molto efficace. Si tratta di portare una persona in una condizione tale di rilassamento tranquillo, ancora coscientissimo, e di fargli delle frasi che sono con parole calcolate apposta, che però suonano normalissime, in cui si dice tu cosa fai in questo caso, no? E però non deve dare la risposta intera, sono frasi a completamento. Per esempio, quando si tratta di andare in collera tu, e tu adesso non vale, perché dovete essere preparati a farlo, quando si tratta di andare in collera, e tu devi rispondere, quando si tratta di andare in collera io, e aggiungere la frase, senza fare una pausa dopo io, e senza staccare gli occhi della persona di fare la domanda. Capito? È un test magnifico a livello cosciente, magnifico. Perché tu entri in questa condizione particolare, la frase è lunga abbastanza che ti possa, il fatto di ricordare l'ordine esatto delle parole, ti impedisce di prepararti la risposta. Se tu ti prepari la risposta, nel dire la frase rallenti. L'altra persona che ti serve da testimone, da partner, dice hai rallentato, non vale. No? Allora, quando si tratta di andare in collera, tu dice quando hai rallentato, non vale. Quando si tratta di hai rallentato, non vale. Quando si tratta di andare in collera, io hai rallentato, non vale. Naturalmente può capitare che deve rifarlo 20 volte questo. Però alla fine viene fuori una voce interessantissima che non è la tua. È una risposta che ti viene da te, ma non sei tu. E lì si prende l'ombra a livello cosciente. Poi a livello semicosciente si chiede l'aiuto, durante questo seminario, dei soliti maestri. Quindi vi si porta giù, o su, a seconda, è facilissimo, anche chi non l'ha mai fatto ci può riuscire tranquillamente, perché c'è questo fatto dei vasi comunicanti, mi sono accorto. Allora, qui naturalmente lei lo sa fare bene, no? Lei ha fatto il corso di maestri, chi altro ha fatto il corso di maestri qua? Ecco, questi qui lo sanno fare bene. In un gruppo in cui le persone lo sanno fare bene, si forma una specie di soglia di forza, una corrente a cui per quelli che non sono capaci è facile associarsi. È facile associarsi. Basta che seguano le istruzioni senza tutta la preparazione che hanno fatto loro, loro facilmente si associano, si aggregano e vanno. E lì si tratta invece di un incontro differente con l'ombra, di una serie di occasioni in cui tu ti trovi davanti l'ombra in persona. E lì, naturalmente, con le protezioni dovute e tutto il resto, e lì comincia ad affrontarla. No? Da un lato ne senti gli effetti a livello cosciente con il test, dall'altro ne vedi la struttura, la dinamica, ne senti la scossa, la presenza, attraverso sistemi non coscienti, semicoscienti. Ma non semicoscienti perché sei in trance, semicoscienti perché sei stato di coscienza superiore. O a cosa serve dunque il contatto con l'ombra? Dunque serve a questo, e qui quello che ci ha visto più lungo è stato sicuramente Jung. L'ombra, innanzitutto, tra parentesi, da dire subito, l'ombra ha anche aspetti positivi. Allora, se una persona ha un'alta idea di sé,
come sono brava, come sono intelligente, quante cose sto facendo, mi sto impegnando da matti, sto veramente perseguendo degli obiettivi grandi nella mia carriera, la sua ombra è il contrario. No? La sua ombra è una boicottante, un ostacolo terribile, un serpente velenoso, no? Che è stupido, ottuso, è dentro e la frena. Se invece uno si sente, come si dice, con bassa autostima, si sente stupido e sente di valere poco, la sombra è al contrario, intelligente. Capito? Per cui ci sono alcuni aspetti di te in cui tu magari non pensi di valere, che hanno un'ombra che invece vale tantissimo. Per cui in alcuni casi il contatto con l'ombra diventa la scoperta di un amico. Capito? Diventa la scoperta di un amico, di un potere particolare. Qui, più che Jung e più che Freud, quello che l'ha detta di più è stato Gesù. Gesù è un grosso esperto di ombra. Allora, a un certo punto c'è Gesù che fa i suoi soliti, sai, di mal lavoro, lui faceva questo medico un po' New Age, no? E stava facendo le sue guarigioni, sono i farisei che c'erano su con lui, perché li continuava a provocare, lavorava di sabato, parlava male di farisei, era chiaramente rivoluzionario, eccetera, eccetera. Allora questi qui cominciano a fargli propaganda negativa e vanno in giro a dire: quello lì sì, è bravo a curare, ma lui è bravo a curare perché lui cura con l'aiuto del principe delle tenebre, con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto del diavolo, no? Gesù sente sta cosa e come al solito si incazza e comincia a tirar fuori una rissa e dice: cosa, chi l'ha detto questo? Ah, voi dite che è vero, io curo col diavolo. L'ha detto, no? No, aspetta, l'ho detto. Sì, ma come faccio io a curarlo? Come faccio io a curare col diavolo? Faccio così: se c'è un uomo forte in casa sua che ha tanti tesori e tu vuoi prendergli i tesori, come puoi fare? Devi entrare, legare l'uomo forte e prendere i tesori che ha. Capito? Così faccio io, così fanno i vostri che lavorano con me. No? Si cura in questo modo. Noi usiamo delle capacità che voi avete paura a usare perché sono nell'ombra. Capito? L'ombra ha innanzitutto anche dei lati positivi, cioè dentro l'ombra ci sono alcune cose che, vabbè, c'è il contrario di quello che sei. Se sei intelligente, dentro l'ombra sei tu stupido. Se sei coraggioso, dentro l'ombra ci sei tu vigliacco. Ci sono alcuni territori della psiche in cui dentro l'ombra sono delle cose che tu non osi. Tu pensi sapere fin qua, dentro l'ombra sai di più. Si tratta solo di diventare abbastanza amici di quell'aspetto dell'ombra e farlo diventare innocuo per poter prendere, cioè separarlo dagli altri aspetti negativi, per poter prendere le ricchezze di quest'ombra. Infatti qui, lavorando su questo, Jung arriva a dimostrare che l'ombra è la fonte della creatività. Cioè le persone veramente creative sono quelli che guardano nella tenebra, no? E cita gli alchimisti. Gli alchimisti dicono tutta la ricerca della pietra che fa diventare il piombo in oro, no? Sapete, no? Ecco, Jung è un esperto di alchimia, dice: dove si trova la pietra si trova nello sterco, la lapis si trova nello sterco. Bisogna per forza arrivare nel profondo, nella parte più oscura, dove si trova, potrebbe dire in un ambiente non alchimistico, l'erede al trono. L'erede al trono è quello che tira fuori la spada dalla roccia. Cosa vuol dire tira fuori la spada dalla roccia? Perché i grandi cavalieri non riescono a tirare fuori la spada dalla roccia? No? Perché? E voi, secondo voi perché? Che sanno essere cavalieri. Ci vuole il coraggio per specchiarsi nella lama. Certo, perché la lama è uno specchio, no? Allora, tutti quando ti guardi allo specchio, quando guardi la tua immagine di te, soprattutto se sei cavaliere e stai puntando a una carica di re, allora tu vedi la tua parte alta e hai paura di vedere la parte in ombra, no? Il piccolo Artù, che è stato educato da Merlino a entrare nelle ombre anche naturali, a diventare pesce, a diventare scoiattolo, a diventare passero,
non ci mette niente a tirare fuori la pelle, perché vuol vedere come è fatta la sua parte inferiore, che sarebbe l'ombra. Allora, lui la può tirar fuori. In realtà la spada si può tirare fuori facilmente, l'unica cosa che ti impiace di fare la spada è una specie di target panic al contrario. Capite? Ecco. Per cui l'ombra può essere sia la chiave della creatività, sia la chiave di un balzo in avanti notevole, quando contiene le parti che tu non puoi pensare di permetterti. Uno dice, sì, ma il diavolo, adesso parliamo anche del diavolo. In generale, invece, a parte questa premessa qui, l'ombra di solito funziona così. Quanto più tu sei chiaro nella tua psiche, tanto più sei monarchico. Cioè, tanto più sei il capo della psiche. Sei una specie di re della tua mente. Sei, vedi tutto chiaro. Ecco. Quanto più sei chiaro, tanto più in un'altra parte della tua psiche si forma l'opposto, che è la parte che tu non vedi. Ma non è che è inconscio, è che semplicemente carichi talmente in alto la tua zona di abilità che ti dimentichi di alcuni lati tuoi. Questi lati tuoi dimenticati peggiorano ancora. E cominciano, questa è una scoperta di Jung, molto, cominciano a influenzare il tuo comportamento. Esempio, se tu sei una persona molto intuitiva, molto intellettuale, molto così basata sul pensiero, tutto quello che riguarda sentimento e sensazione comincia a lavorare contro di te. Per cui Sant'Antonio ascetico, in che modo lo tenta il diavolo? Lo tenta presentandoglisi con immagini di piacere sessuale irresistibili. Nella storia di Sant'Antonio gli si presenta sotto forma di un ragazzino tunisino. Evidentemente Sant'Antonio aveva certi gusti, no? Per cui prende in questo modo. Perché? Cosa vuol dire che si presenta il diavolo? Vuol dire quando tu vai incontro alla tua ombra vengono fuori le parti oscure di te, no? Le parti oscure. Però puoi andare incontro alla tua ombra solamente nella zona cosciente, solamente nel sogno. Nella realtà quotidiana, e qui si arriva a vedere perché è utile l'ombra anche nel senso negativo del termine, nella realtà quotidiana tu con l'ombra non ti accorgi di averci a che fare, perché l'ombra funziona nella tua realtà quotidiana sotto forma di proiezioni. Cosa sono proiezioni? Tu vedi negli altri certe cose che nascondi a te dentro di te. L'ombra proietta su persone o situazioni delle cose che sono tue. Cosa vuol dire l'ombra proietta? È un meccanismo preciso. Praticamente vuol dire tu trovi che questa situazione, questa persona sia profondamente antipatica, no? Io odio Berlusconi, per esempio, no? A me fa schifo Fiorello. Perché a te fa schifo Fiorello? Che t'ha fatto? No? Perché lo odi? Non lo so, mi antipatico, non sopporto, no? Ecco, per esempio, non so, mia suocera per farla diventare di cattivo umore per un'oretta era sufficiente dire la sillaba car. Sillaba car, l'inizio della parola Carmen Russo. E lei odiava Carmen Russo con tutta la sua forza, la vedeva come l'essere più schifoso della storia del mondo, dell'umanità, ed era come qualcosa inspiegabile, disgustoso, una specie di ratto morto da giorni che si muoveva. E quando ne parlava con orrore, tutti quanti sapevano questa cosa, per cui evitavano di usare tutte le parole che cominciavano per car, perché era per car. Carretta, carro, carezza, non si poteva dire queste cose. E se vedevi la foto di mia suocera da ragazza, era uguale. Una futura pornostar, ma un davantino possente, così. Poi lei è entrata nell'Opus Dei.
capito? L'Opus Dei tratta il corpo come lo schifo, no? Da usare solo per bisogni riproduttivi, ma il più in fretta possibile, no? Ecco, e lei si è entrata direttamente in questa situazione qua e ha cosa fatto? Ma in tutta convinzione, cioè lei era fedelissima, totalmente onesta, una parte di lei è diventata ombra e lei l'ha cominciata a proiettare fuori. Proiettare fuori cosa vuol dire? Vuol dire che tu guardi fuori, guardi la televisione, non vedi 150 cose, vedi quella, vedi la Carmen Russo. Andando in giro per la città non vedi un miliardo di cose, vedi quella che somiglia a Carmen Russo. No? E l'ombra, questa qui è un'ombra grossa, però l'ombra è fatta di tantissime scagliette di proiezioni, tante, che praticamente si mettono a costruire un velo tra te e il mondo, perché tu vai a finire che la realtà non la vedi mai così com'è, perché sei sempre pieno di proiezioni sulla realtà intorno, proiezioni che possono gestire e determinare tutta la tua vita, perché naturalmente vedi tutta una serie di posti in cui non guardare, eviti un'enormità di scelte che potrebbero esserti utili. Quel blocco lì prende tante forme, il target panic, e viene aiutato da tante dimensioni. Magari un tuo target, un tuo bersaglio sarebbe là, in fondo, però qui passa la tua Carmen Russo e tu là non vai. Risultato, una persona che non domina la sua ombra, che non la conosce, cade continuamente in una serie di trappole. Che si fa lui? Che nessuno gli fa. Se le fa lui. E ci cade dentro. Capito? Risultato di questo risultato, le persone che hanno brutti rapporti con l'ombra vivono molto al di sotto del proprio livello. Breve pausa di riflessione. Pensate tranquillamente, in modo oggettivo, tanto siamo tra noi, è quasi il 25 aprile. Se tu vivi al di sotto o al di sopra del tuo autentico livello. Dal punto di vista fisico, dal punto di vista creativo, dal punto di vista economico, dal punto di vista affettivo. Se vuoi anche dal punto di vista sessuale. Vivi al di sotto o al di sopra o al tuo livello. Breve esame di coscienza. Chi pensa di vivere al di sopra del proprio livello? Non ho visto nessuna mano alzare. Chi pensa di vivere al proprio livello? Chi pensa di vivere al di sotto del proprio livello? Capito? Target panic. Una volta, due volte, 10 volte, 300 volte... tu sei lì e muori lì se le cose non cambiano. A un certo punto ti rassegni, vedi che intorno del resto è così e dici, vabbè, posso benissimo rassegnarmi a questa cosa, no? Ormai ho una certa età, ho già compiuto 23 anni, no? Il mio futuro ormai non c'è niente di nuovo di cui attendermi e da attendere e allora non posso che attendere la morte in una situazione il più comodo possibile, magari, perché le energie che tu nel frattempo trattieni non sono inerti, le energie che nel frattempo trattieni esigono di essere usate, o vengono usate sotto forma attiva o vengono usate sotto forma passiva. I doni tuoi, i tuoi talenti che tu non usi diventano malattie. Malattie, pesantezze, ostacoli, tormenti, angosce, tutto il resto. Per cui vivere al di sotto del proprio livello è una fatica enorme.
le persone che smettono, al di sopra, le persone che smettono di vivere al di sotto del proprio livello appaiono molto riposate. Le persone modeste che vivono al di sotto del proprio livello appaiono stressatissime fin dal mattino. Capito? E questo praticamente significa essere schiavi della propria ombra proprio quando si è re. Si è re. Quando dentro sei re, la regina, quando dentro sei re, quello è il momento di maggior pericolo. Colpisce tutti, naturalmente. Cosa avviene quando invece i rapporti con l'ombra migliorano? Allora, se i rapporti con l'ombra non ci sono o sono brutti, tu sei posseduto dalla tua ombra e manipolato dalla tua ombra, che però, ripeto, non si sa cos'è, si sa solo che c'è. Si sa solo che c'è. Quando tu cominci a conoscerla, cosa avviene? Tutta una serie di tue tensioni conflittuali che tu hai nella vita quotidiana, ti accorgi che sono tensioni non con le persone reali, ma con proiezioni dell'ombra. Quindi cessano una serie di conflitti. Smette di esserti antipatico Fiorello, no? Smetti di preoccuparti al pensiero che questa qui sia l'epoca di Berlusconi. Non è vero. Ci sono diverse migliaia di persone importanti a Berlusconi che fino a quel momento tu non vedevi perché eri affascinato da quella proiezione. Tu, se il proiettore, che sarebbe l'ombra, smette di essere nell'ombra, di essere nascosto, la proiezione cessa, perché la proiezione è un modo dell'ombra di farsi ascoltare. Se tu l'ascolti direttamente, smette di proiettarsi. Certo, c'è un calo improvviso della tua idea di te stesso. Prima pensavi di essere una persona morale, tranquilla, eterosessuale e tutto il resto. Vedendo l'ombra, ci rimani un po' così, dici, la Madonna. Naturalmente la tua capacità di criticare il prossimo diminuisce di colpo. Diventi estremamente tollerante con qualsiasi aberrazione, perché dici no, adesso capisco, è meglio che sto zitto. Qui ci va vicino il Gesù quando dice, invece di togliere la pagliuzza dall'occhio, togli prima la trave dal tuo occhio e poi giudica gli altri. Ecco, la trave sarebbe l'ombra. Quindi la trave sarebbe l'ombra. Naturalmente il Gesù, tutti sanno che predicava bene e razzolava male. Uno può dire, cioè se lo diceva anche lui, medico cura te stesso. Cioè dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Cosa vai in giro con Giuda? Non hai visto che tipo è? È uno che frega. Quello lo si vede benissimo. Cioè, dai, ti spieghi a me che devo togliermi la trave, ma toglitela tu. Quello ti frega prima o poi. Quello frega tutti. È un tipo così. Guarda che faccia che ha. E Gesù non lo vede. Capisci? Non lo vede. Poi uno dice, ma anche papà d'altra parte, anche papà di Gesù è lo stesso. Perché ci tiene sto diavolo? Che fa innervosire lui e rompe le scatole a noi. E lo tollera. Cioè, non può essere perché non gli piace che tutto vada bene, no? È Dio, è buono, onnipotente. Allora, cosa lascia in giro il diavolo? Che dà un fastidio a tutti, terribile. Frega un sacco di gente, mette nei guai un sacco di persone e ti fa arrabbiare a te che sei il capo. Ma fallo fuori. Oppure, se sei proprio buono, 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 anche se si hanno dei dubbi, perché vedendo il diluvio, Sodoma, la morte degli egiziani nel Mar Rosso, uno dice buono, buono, buono non è. Un po' nervoso. Comunque, se sei in buona e comunque sia, magari siete amici, eravate amici prima di questo diavolo, perché non ti metti d'accordo? No? Mettiti d'accordo col diavolo. Perché non lo fai? Evidentemente, sia il Gesù sia il papà c'erano anche loro l'ombra. O meglio, diciamola meglio, quello che noi sappiamo di Gesù e del papà è che sono due racconti. No?
tutto quello che sappiamo di Dio è un racconto scritto da qualcuno, no? Scritto, inventato, comunque a un certo punto l'hanno anche scritto. Quello che sappiamo di Gesù è un racconto, per cui Gesù ha praticamente, per quello che riguarda noi, per la nostra conoscenza storica, poi sei libero di immaginarti qualsiasi cosa, però ha la stessa consistenza di Charlie Brown o di Paperino, no? O di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il che non vuol dire poco, perché si dà il caso che Charlie Brown viva più a lungo del suo autore. E anche Paperino è vissuto più a lungo di Walt Disney. Non solo, ma sia Paperino, Charlie Brown ancora no, però Paperino è vissuto più a lungo dei più longevi dei suoi primi lettori. Quindi non è vero che siccome esiste solo una dimensione particolare è falso. No, è un altro livello di verità. C'è un altro livello. Questo vale sia per Gesù sia per il suo papà. Naturalmente nelle religioni è un'altra faccenda. Nelle religioni c'è un gioco dei tre bussolotti. Per cui ti dicono, questo è un racconto ma tu credi che sia vero. No? Dov'è il racconto? Non c'è. Chi ci riprova? Ecco, e quello lì è un errore. Naturalmente, essendo un errore, ti capta, no? Ti prende, resti incastrato nello sforzo di credere che sia vero. Poi ti accorgi che lo sforzo è facilissimo credere che sia vero, perché tale quale è a credere che esista Paperino o che esista Topolino o Charlie Brown, esiste anche Gesù, no? Sono dei racconti. E il fatto poi, di cosa è fatto un racconto? Il racconto è fatto di tue esperienze. In che senso? Non di mie esperienze, esperienze di quello che l'ha scritto. No. Se un racconto vive migliaia di anni, è fatto anche di tue esperienze. Perché se era solo un racconto di quello che l'ha scritto, non superava la vita di quello che l'aveva scritto. Cioè, quello che l'aveva scritto c'era, per esempio, non so, Majakovskij c'era, leggeva le sue poesie, che bravo Majakovskij, che interessanti le poesie. Dopo la morte di Majakovskij, legge le sue poesie e dice sì, che bravo che era Majakovskij quando le leggeva, non che belle poesie. No? Capito? Anche Pasolini, vedere dei film di Pasolini, leggere delle poesie di Pasolini, quando Pasolini è vivo, dice che bravo che è Pasolini come poeta, no? Dopo morto, leggere le poesie di Pasolini e delle fine di Pasolini, però era anche un bravo regista Pasolini, non che bei film. No? Che bravo che era lui a scrivere le poesie, non che belle poesie. Quando sarà sparito il ricordo, come dico, ricordi Majakovskij, sarà sparito per tanti il ricordo di Pasolini, quelle poesie non hanno più forza. Perché? Perché riproducono sia le une sia le altre delle cose che riguardavano solo Majakovskij e Pasolini. Capito? Non era solo loro. Invece la storia di Gesù e la storia del papà durano ancora e ci sono importanti. Perché? Perché non è passato il riferimento oggettivo. Cioè tu ti riconosci ancora, se non gli dai più retta. E invece leggendo dici, orca miseria, no? È vero. No? E tutti i bambini del mondo, è vero questo. No? E poi? No? E com'è risorto? E quello lì dopo cosa ha fatto gli egiziani? Ecco, perché riconosce dentro qualcosa. La realtà, diciamo la realtà, la verità dei racconti di Gesù e del suo papà si fonda sul fatto che somigliano a qualcosa che c'è in te. E tutte e due sono accomunati da sto fatto che c'hanno il nemico a casa. No? Uno c'ha il nemico dietro le quinte che è il diavolo e lo tollera. L'altro c'ha il nemico tra i suoi che è Giuda. No? Tra l'altro si vede bene in Gesù il punto chiave dell'ombra. Che cos'è che dà fastidio a Gesù più di qualsiasi altra cosa al mondo? I soldi. Gesù odia i soldi, non li può vedere. Gli piace la ricchezza, ma odia i soldi, specialmente i soldi dei romani, con i quali se la prende proprio.
tutte le volte che si parla di comprare, Gesù si arrabbia. Tutte le volte c'è da prendere in giro qualcuno, prende in giro i soldi. Per esempio, ridate a Cesare quel che è di Cesare. Questa frase qui, infinitamente manipolata, tradotta male, perché viene tradotta, sapete, no? Viene tradotta date a Cesare quel che è di Cesare. Ma non dice così. Se fosse date a Cesare quel che è di Cesare, paga le tasse, perché ha detto che sono lui, che lui ha detto che sono sue, no? Quindi dagli quello che è tuo, se no gli rubi i soldi a Cesare, perché lui ha detto che sono sue, l'ha detto lui. Invece la frase molto diversa è ridate a Cesare quel che è di Cesare, e lo dice indicando una moneta. Di chi è questa moneta? C'è la scritta, c'è il nome di Cesare, c'è la faccia di Cesare, è di Cesare. Ridate a Cesare la moneta, no? Magari gli serve a lui, fa collezione di queste cose. L'ha persa e la sta cercando. Perché tiene in tasca una cosa che è sua? Si può vivere così bene senza. Questa è l'idea di Gesù, che è un'idea micidiale, eh? Cioè nessuno l'ha mai messa in pratica. Se non la mette in pratica, crollano i governi di colpo. Pensate se in Inghilterra qualcuno dice: ma proviamo la lettera, ridiamo alla regina Elisabetta quello che è della regina Elisabetta. Qualsiasi penny, qualsiasi sterlina, qualsiasi 10 sterline c'è sulla faccia di Elisabetta, gliela ridai. E scompaiono le monete dal Regno Unito. E nel giro di poche ore il governo inglese sparisce. Perché? Perché non ha più soldi di pagare niente. No? Naturalmente non glieli dai gratis. Li dai in, dicendo: questo che ho detto che vale, vale 10 sterline. E dammi l'equivalente in oro. Perché mi interessa, no, mi interessa più l'oro. Grazie. Questo di me è il suo. E sparisce. No? Mai usato. Gesù insiste, nel miracolo dei panni e dei pesci lui fa questa roba qui per evitare che loro comprino da mangiare. Tutto il punto è lascia andare questa gente che vada a comprarsi da mangiare. No, guai, gli diamo da mangiare noi, pof, e fa il miracolo dei panni e dei pesci. Ecco, chi è che lo tradisce a Gesù? Il Giuda. Per cosa? Per soldi. Porca miseria. Quindi se il Gesù integrava l'ombra, se Gesù parlava di soldi, era ancora vivo. Capito? Se il Gesù non era così intransigente, perché era capricorno, no? Per cui un carattere allegro quando è allegro, ma le battute non è che le capisce tutte. Quindi lui cosa fa? Se lui integrava invece il Giuda non lo tradiva. Ma lui si fa tradire ed è come ipnotizzato da Giuda. A un certo punto, quando capisce che Giuda lo tradisce, lo vuol tradire, lui dice: fallo. No? Perché? Perché il problema, tra l'altro, del rapporto cattivo con l'ombra è che il rapporto cattivo con l'ombra corrode la volontà di vita. Ripeto, il rapporto cattivo con l'ombra è una tensione continua. È praticamente, come diciamo oggi, mi sembra, come una persona che stia cercando in ogni ora della sua vita di smettere di fumare, di non seguire un impulso. Questa è l'ombra. Dopo un po', dopo qualche anno, uno non ha più voglia di vivere. Allora, o fa come i vecchi attuali, che riescono a mettersi in ibernazione mentale davanti alla televisione, no? E arrivano fino a 130 anni, però in stato ibernato. Ci sono... Oh! Cosa stavi dicendo? Io? Ecco, oppure se non sei così coraggioso come loro, che per il nome della durata della vita sono disposti a distruggere la qualità dell'esistenza, non è un bel affare, eh? Muori, perché a un certo punto non hai più motivo, ti consuma le radici della vita. Gesù a un certo punto si vede che non ne può più, non ne può più assolutamente, non ce la fa. Per esempio Matteo capitolo 18, a un certo punto sbotta, non gli chiedono un miracolo, lui sbotta, dice:
fino a quando starò con voi, fino a quando dovrò sopportarvi. Brutta come frase. E quando capisce, ripeto, che Giuda lo vuol tradire, gli dice: tieni, vai, mi raccomando, fallo, sarà un sollievo, perché io non ne posso più. Quando parla con Dio, naturalmente Dio, se devo bere sto calice, va bene, tanto basta, non mi piace come mondo. Il mondo con l'ombra non integrata di sicuro non ti piace. Non ti piace, perché è troppo pieno di cose brutte. Pensare, questo qui, questo racconto qui, colpisce, ma colpisce tantissimo. Il prossimo film che faranno su Gesù dopo The Passion sarà ancora un campione di incassi. Poi avverrà che l'attore che fa Gesù avrà un calo di carriera, come è sempre successo, perché Gesù non porta bene come ruolo. Davvero, eh? Uno sale, fa Gesù, scende. Regista no, regista dura, regista ce la fa. È il... È quello che... Non scherza coi fanti, lascia stare i santi. Probabilmente c'è sotto questo proverbio qui. Però lo rifaranno. Perché lo rifaranno? Perché uno guardandolo dice: ma sto Giuda. E sono 2000 anni che uno dice: ma sto Giuda. E non è passata, perché c'è ancora Giuda. Il diavolo sul diavolo. Hai voglia, il diavolo è una delle cose più popolari che esistano, il diavolo. Perché? Perché è un racconto antichissimo, il diavolo. Racconto di 300 anni prima di Gesù. Inventato 300 anni prima di Gesù, il diavolo. Quindi a 2300 anni, non di più, perché per esempio non c'era ai tempi di Abramo. Se leggete la Genesi non c'è mai il diavolo. Abramo non ha mai avuto una tentazione del diavolo, Mosè non ha mai avuto il diavolo, mai, mai esistito. Invece il Gesù sì. Da 2300 anni questo racconto qui non ha annoiato minimamente, anzi, pensa al satanismo. Pensa che forza che ha il satanismo. Guarda su internet, l'avete guardato sicuramente, la voce satanismo e sei sbigottito. Poi dici: ma davvero? Ma tutto il cinema americano? Ma possibile? Ma i cantanti? Ma i Rolling Stones? Ma cosa? Ma Manson? Ma possibile? Ma tu? Vedi questa diffusione? Tra l'altro, naturalmente sapete, molto diffusa da alcuni registi. Chi di voi ha visto Rosemary's Baby? Cos'è successo al povero Polanski dopo che ha fatto Rosemary's Baby? Una strage, no? E lui per caso è salvato, non era lì. Di cosa parla Rosemary's Baby? Del fatto che in certi grandi edifici di New York c'è il culto di Satana. No? Tra l'altro, sicuramente lo sapete, quell'edificio era il Dakota Building. Chi abitava nel Dakota Building? John Lennon. Dove è stato ucciso John Lennon? All'ingresso del Dakota Building. Lo sapevate? La casa che si vede in Rosemary's Baby del 72, mi sembra, è la stessa casa davanti alla quale 8 anni dopo verrà ucciso John Lennon, che abitava proprio lì dentro. Capito? E uno dice: sta roba, che strana sta roba. Eyes Wide Shut, chi l'ha visto? Loro cosa fanno in quella villa? Fanno un culto, no? È un culto particolare. Che fine ha fatto il regista? Kubrick. È morto mentre stava finendo, durante il montaggio. E due. Allora uno dice: beh, sono storie, però sono due. E sono molto suggestive. Perché sono suggestive? Perché parlano di te. Perché dentro tu riconosci, quando si parla di diavolo o di Giuda, dici: questo riguarda me. Perché io ho fatto fatica col target panic. E una volta, quando c'erano meno giri di parole e la gente era più ottusa, quello lì che trattiene la re è il diavolo che ci mette lo zampino. Il famoso diavolo che ci mette lo zampino. Capito? Ah. Era così semplice. Perché non lo si chiama più diavolo? E perché diavolo evidentemente è qualcosa che non basta. È un racconto bello,
però non ha spiegato, non spiega tutto. Innanzitutto ti dà l'idea, tipica di certe religioni, che il problema sia fuori di te. Che tu, sai, il diavolo ti serve essere puro, eh? Il diavolo ha questo di ipocrita, di insopportabile, che se tu ammetti l'esistenza del diavolo, tu sei puro, tu sei bravo, no? Perché fai l'errore, non parte la freccia, fai la cappellata, no? La portinaia rimane incinta, ecco, non sei stato tu, è stato il diavolo, tu eri bravo, hai fatto solo l'errore che hai dato retta. Ecco, questo qui piaceva in periodi di grandi crisi, quando la gente faceva fatica a tornare a casa la sera perché non c'era la luce per strada, non aveva voglia di sentirsi raccontare di roba di psicologia. Per cui, se, dici, dimmi come chiamarlo, chiama, va bene, dai, basta. No? Quando c'era il problema che non c'era il giorno, non c'era il sabato, non c'era solo un po' di un pezzo di domenica, no? O quando ti potevano... Quando la condanna a morte durava 25 giorni, come nel 600, è inutile durare tanto sulla psicologia. Niente, chiamalo diavolo. Adesso che invece c'è più tempo, uno ha tempo di incuriosirsi un po' e dire, ma siamo sicuri che è fuori? Io sospetto che sia dentro. Ecco, e quello è un altro nome dell'ombra. Però, Giuda... Diavolo, ombra, ma ombra è anche un'altra cosa. Che il bel inizio dei Vangeli secondo Matteo, no? Bell'inizio, vedi che c'hai magi, no, Matteo? Gli altri no, c'è solo Matteo, c'hai magi. Provate per curiosità, una volta avete tempo, a confrontare Matteo e Luca, i primi capitoli. Vedete come sono due mondi completamente diversi? Totalmente diversi. Allora, in Luca l'annunciazione è a Maria. No? L'annunciazione è a Maria. Maria ha una visione chiarissima. No? Arriva l'angelo e gli dice... Oi, no? E gli dice... Ah, vabbè. No? Vabbè. Quando ci dice... guarda, mi sa che... Già capitato. Davvero, con quello là. Ma sono stato attento. Diglielo a Giuseppe. Ma va bene così, va bene. Vai tranquillo. Vedrai che anche Giuseppe capisce. E lei va da Giuseppe a dirglielo. Dopodiché Giuseppe dice, insomma, vergine, della vergine. Vede che la vergine un po'... Volevo saperlo. Lei è nata l'8 settembre. E questo qui è Luca. Matteo è diverso. Matteo c'ha Giuseppe che è tranquillo e Giuseppe viene a sapere che la Maria è incinta. No? Dice per opera dello Spirito Santo. Beh, questo qui è una frase che da noi ha un significato un po' particolare. Allora aveva un altro significato. Cioè, per opera di sconosciuti vuol dire. Cioè viene a sapere che la sua fidanzata Maria è incinta ad opera di sconosciuti. Ci fosse solo il Vangelo di Matteo, non ci sarebbe tutta la faccenda della verginità di Maria, tutto, non ci sarebbe niente, perché è un caso normale. Lui è molto anziano, lei era una ragazzina, gli piaceva, no? Purtroppo è incinta. Allora lui dice, vabbè, non voglio sottoporla al pubblico ludibrio, non voglio dire che lei mi ha tradito, gli dirò che ci eravamo già separati da un po', no? E prepara i documenti, dice Matteo, se prepara i documenti per dire no, non stavamo più insieme. Bravo Giuseppe e Matteo. No? Poi si addormenta e sogna un angelo che gli dice no Giuseppe, la sposi, perché va bene, quello lì è una roba giusta. Allora lui si sveglia e dice, ah, si è visto l'angelo? Tutto diverso, completamente diverso. Poi nasce il bambino, come sempre non nasce in casa, nasce fuori, e poi arrivano i magi che gli altri non hanno. Arrivano i magi dicendo, dov'è sto bambino qua?
e mi hanno detto che scendono dalla macchina, perché gli scendono? Dice, c'è la signora, sì, e sarebbe venuta apposta, dice, fanno saperlo, lo sapevano. E c'è questa storia qui, che è storia stranissima, no? Tu immagina, in mezzo alla Palestina, a un certo punto, per il sobborgo di Gerusalemme, arriva sti tizi dalla Persia, con tutti i cammelli, è qui che è nato. La storia è molto bella, importante, perché è una storia dell'ombra, i magi sono l'ombra. Dal punto di vista, come funziona l'ombra? C'è un santo italiano che l'ha scoperto, Maria de Lui, Giuseppe Maria dei Cuori, che ha fatto il canto No, tu scendi dalle stelle, o re dei cieli. Perfetta definizione psicologica dell'ombra. Invece di temere il freddo e il gelo dell'oscurità, il tuo re dei cieli, la tua parte più alta, farebbe molto bene a scendere nell'ombra. Tu scendi dalle stelle, dalla parte più alta della tua psiche, e vieni giù nell'ombra, capito? Vieni giù nell'ombra, al freddo e al gelo. Non hai paura, bravo. Cosa capita? Che arrivano questi elementi che erano nascosti nelle tenebre, di cui uno è addirittura di pelle nera, Gaspare, sapete, no? O Melchiorre, non mi ricordo più. Uno addirittura proprio ombra, ombra, ombra. E cosa fanno questi? Portano doni. Capito? Quindi affacciarsi all'ombra, affacciarsi a un mondo duplice. Da un lato vedi l'orrore, il nemico, Giuda, il diavolo, il cattivo. Dall'altro vedi le magi. No? In entrambi i casi occorre scendere al freddo e al gelo. Ci vuole coraggio. Anche Jung lo dice. Ci vuole un gran coraggio per avere a che fare con l'ombra. Perché è fatta di cose, una definizione bella dell'ombra, è fatta di cose che si possono guardare tranquillamente negli altri. Ma se appena pensi che sono cose che c'hai anche tu, ti irriti terribilmente. Capito? Per cui tu fai in fretta a vedere com'è la tua ombra. Semplicissimo. Guarda, fatti venire in mente la cosa più ripugnante che ci sia, quella, ma non la più ripugnante in assoluto, quella che a te fa più schifo. Non so, per esempio, il tedesco che spara al bambino ebreo, no? Fa schifo abbastanza? Schifo. Dipende se fa schifo a te. Oppure, non so, l'impiegatuccio che passa tutta la sua vita a leccare i piedi al dirigente senza speranza di fare carriera solo per passione, solo per il bouquet delle scarpe, proprio il retrogusto gli piace. Ecco, questa cosa qui. C'è questo tipo di persona, ti dà fastidio. Queste sono due possibilità maschili. Prova a immaginarne qualcuna, fai questo esperimento, vediamo qualcuno che ne propone, qualcuno anche femminile possibilmente. Ci diamo qualche volontario maschile, qualcosa di peggio vi è venuto in mente? Chi l'ha detto? Le torture sugli animali, il torturatore degli animali. Ah, ecco, è vero, sì, anche a me fa orrore, infatti. Qualcosa di femminile? Qualcosa di ripugnante al femminile? A me fa orrore la prostituzione. La prostituzione? Intesa come fenomeno collettivo? Quando vedo quelle ragazze per strada e la maggior parte sono nere, mi fanno pena, però... Sono nere la maggior parte, come Gaspare? No, quelle nere mi fanno pena, quelle bianche... Benissimo. Dare un sacco di ciaffoni. Ecco, questa, se non mi facessi questa funziona. Questa funziona. Qualche altra proposta? Proposta di essere ripugnante al femminile? Ma quelle donne, ad esempio, che partoriscono e buttano i bambini nel cassonetto. Ecco, donne partoriscono e nel cassonetto. Se a te fanno schifo quelle lì, gli daresti una sberla?
Metterei in carcere. Quelle maestre che diciamo maltrattano i bambini. Quelle. Insomma, cioè tra l'SS che spara. Ah, siamo così, cioè. Quelli sono antipatici, sì. Ecco, attenzione che ogni vostra frase sarà usata contro di voi, perché tutti questi tratti che vedete, che tu puoi vedere negli altri, ma va che pirla, pensali addosso a te. Quello lì è la prima carezzina dell'ombra, è la prima carezzina, dopo vedi cosa ti succede, perché via via è entrare nel castello delle streghe, nelle fiabe, figurati, Barba Blu. Che cos'è la stanza di Barba Blu? No? La stanza di Barba Blu è la zona delle ombre. No? La moglie di Barba Blu che apre dentro la stanza segreta. Barba Blu che è affettuosissimo, eccetera, eccetera, che dice, ma non devi guardare la mia ombra. No? E dalla ombra, invece tutta la fiaba, poi il finale non ha importanza, ma tutta la fiaba è interessante perché è la scoperta dell'ombra del re, l'ombra del famoso signore, no? Pensa, che fa crollare di colpo il famoso signore. E questa qui, un'altra fiaba importante, cioè che sono, continuamente c'è l'ombra cattiva e l'ombra buona, sempre. C'è un'altra fiaba dei fratelli Grimm, che è lo spirito nella bottiglia, che parla di uno spirito dispettoso che il protagonista, non mi ricordo, il contadino, riesce a bloccare dentro una bottiglia. Allora lo spirito, che è un'immagine sempre dell'ombra, lo spirito nelle fiabe, lo spirito cosa fa? Lo spirito chiede di poter essere liberato. Il contadino dice, devi darmi qualcosa in cambio. E lo spirito dà al contadino l'arte di guarire le malattie. Perfetto. Lo spirito nella bottiglia indica l'ombra prigioniera. No? Se tu apri la bottiglia, cioè fai uscire l'ombra, l'ombra ti dà doni. O i doni dei magi, no? O i doni dei magi, oppure l'arte di guarire le malattie secondo i Grimm. A proposito, cosa dice Matteo poi dei magi? Vi ricordate? I magi vanno, come si dice, al ritorno, dopo essere stati da Gesù, vengono avvertiti sempre in sogno dall'angelo che Erode vuole ammazzare i ragazzini, no? Allora cosa fanno? Immediatamente l'ombra va a avvertire, le ombre dei tre re magi vanno a avvertire Giuseppe di andare via. Cioè, il Vangelo di Matteo comincia con un libro d'avventure, con l'importanza dei sogni, il più psicologico di tutti, perché non appaiono angeli, vengono sognati. Il Vangelo di Matteo è totalmente umano, invece il Vangelo di Luca è agli effetti speciali, c'è l'apparizione, così. Sono due religioni totalmente diverse. In fondo Matteo è interessante. Ecco, regola da tenere presente domani, poi domani ne riparliamo. L'ombra è sempre dello stesso sesso del sognatore quando compare nei sogni. Cioè, un maschio non può vedere un'ombra femminile. Un maschio non ha l'ombra femminile. Una femmina non ha l'ombra maschile. Un'ombra maschile è l'ombra di un maschio. Un'ombra femminile è l'ombra di una femmina. Capito? Questo qui, questa è una delle poche cose robuste che la psicanalisi riesce a inquadrare. Jung, questo. L'ombra femminile è della femmina dal punto di vista proprio fisico della persona che lo sogna o dell'animo? No, la psicanalisi non ha questa distinzione, è biologica. E tu cosa ne pensi? Io penso che sia biologica. Io penso che la parte biologica comunque sia domina. Che un transessuale, per esempio, è una persona che ha fatto, sì, la sua biologia ha determinato un cambiamento. Però sono convintissimo che un omosessuale maschio sia un maschio.
comunque sia omosessuale o femmina, rimanga comunque una femmina, nella sua psiche, nella sua struttura psichica. Per cui l'ombra della lesbica più determinata è femminile. E immagino sia una ragazzina innamorata, per esempio, no? Che lei odia. Una ragazzina serva del maschio di cui è innamorata, che la lesbica detesta. Sarebbe benissimo un... Naturalmente immaginate l'aggressività della lesbica aggressiva e come cambierebbe se lei scoprisse di avere dentro di sé una parte ombra ancora, in, diciamo, adolescenzialmente attratta dai maschi. Come cambierebbe la sua vita? Ci sarebbero una serie di contrapposizioni tremende, senza interrompere la sua vocazione sessuale. Però diverrebbe molto più leggera, è molto più aperta e smetterebbe di avere tutta una serie di blocchi autorovinanti, autoguastanti. Poi, l'incontro con l'ombra, tenete presente, è pericoloso, molto pericoloso. Prima di tutto perché all'inizio è deprimente. È deprimente, molto deprimente. In secondo luogo perché c'è un rischio che si corre da cui bisogna stare alla larga, è quello di identificarsi nell'ombra. Può capitare. Dunque, quello che ci è andato più vicino è un narratore inglese, Stevenson, nel Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Lui fa un racconto di fantascienza, il Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sapete come l'ha scritto? Lui l'ha sognato. A un certo punto stava dormendo, Stevenson, lo raccontano i biografi, lo raccontano tutti, lo racconta la moglie, e allora la moglie lo sveglia perché lui stava gridando, nel suo, allora lo sveglia e dice cosa c'è? Lui si sveglia e dice porca miseria, perché mi hai svegliato? Non ho segnato il finale. E corre subito di là e comincia a scrivere come una persona normalmente scrive i sogni, e lui comincia a scrivere la bozza del sogno, cioè ricordo del sogno, e resta lì a scrivere, e in 6 giorni scrive il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un librettino, col finale inventato da lui. Quindi quello lì è un sogno, e come sogno è perfetto, solo che evidentemente nel sogno era più complesso, lui lo mette sotto, un racconto venuto benissimo, uno dei più famosi racconti di Stevenson, no? Famoso, famosissimo, tutti quanti sapete come funziona, solo che diventa una trama meccanica, in cui è una pozione. C'è il dottor Jekyll, che è uno bravo, pensate, lui si chiama Jekyll, no? Jekyll è uno bravissimo, un filantropo, come fa beneficenza, che si chiama Jekyll. Questo qui in inglese antico vuol dire io, questo qui in inglese antico vuol dire uccido. No? E salta fuori quello che si chiamerà Mr. Hyde, che vuol dire nascondo. Perfetto. Perfetto. Io sono bravo, caro e gentile, dal mio nome trapela la mia ombra. Io prendo questa pozione, sapete perché lui prende la pozione? Lui fa la pozione perché vuole tirare fuori da sé, lui ha capito nei suoi studi che l'uomo è fatto di tante parti, no? Lo dice subito nel suo diario, poi alla fine trovano il diario e c'è il diario del dottor Jekyll. Lui ha capito nel suo studio che l'uomo è fatto di tante parti, che l'uomo non è mai uno, ma che dentro è due. E lui dice due, per ora è due, magari sono ancora di più. Dice, è strana questa cosa che nessuno abbia mai pensato, che noi siamo costretti all'interno di un unico individuo ad avere persone contrastanti che sono continuamente intralcianti l'una con l'altra. 1889, questo qui, 86 forse. Quindi prima di Freud, aveva già avuto l'intuizione. Allora, lui vuole dottor Jekyll, e lo vuole perché è bravo il dottor Jekyll, lui è veramente buono. Tutti sanno che è uno buono, solo dal diario poi verrà fuori che era una perversissima persona. Lui vuole tirar fuori da sé la parte più buona. Allora prepara questa pozione, questa qui è la parte meno credibile, e poi la beve. Però la trasformazione che avviene in lui
non viene fuori la parte più buona, ma per chissà quale errore viene fuori la parte cattiva. Che è più piccolo, gli vestiti gli vanno larghi. Perché? Perché non l'aveva mai usata abbastanza, l'aveva sempre nascosta. Allora vede, deve accorciarsi i pantaloni, no, viene fuori un essere mostruoso, disgustoso, orripilante, che tutti quelli che vedono non capiscono cosa abbia di così schifoso, perché sembra normale, ma veramente schifoso, che comincia a uscire dalla porta del retro e ammazzare gente. Ammazza gente, violenta persone, calpesta bambine, picchia dei vecchietti, passa la notte col papà a spendere soldi in prostitute di tutti i tipi e ritorna al mattino nervoso, dopodiché ha la trasformazione perché beve la pozione. La pozione ti trasforma in Hyde quando la bevi, ti ritrasforma in Jekyll quando la bevi. E lui esce fuori dalla stanza felicissimo perché riesce a identificarsi in Hyde. Purtroppo non funziona, giustamente Stevenson dice pericolosissimo, non funziona. A un certo punto Jekyll si accorge che il cambiamento avviene anche senza bere. Cioè si mette in moto, una mattina si sveglia e sente che ha le mani da Hyde. No? Ed è contentissimo, perché poi vede che bevendo la pozione lui ritorna a Jekyll. Però la pozione sta finendo. Allora lui, per fortuna, la formula la rifà uguale, ma la pozione che rifà non va bene. Cerca di capire qual è la differenza e scopre che la differenza, analizzando una parte della pozione vecchia che era rimasta, è che c'era un sale che aveva una certa irregolarità. Allora lui torna nel negozio in cui ha preso quel sale, ma è finita la partita di sale. Allora gira tutti i negozi di Londra, prende tutti i sali possibili, nessuno ha quell'irregolarità. Quindi capisce che è finita. Capisce che Hyde prenderà possesso di lui e lui non saprà più difendersi dall'ombra, non avrà più l'antidoto, no? Perché non può più rifare la pozione. Allora niente, quando le cose si mettono veramente male e lui diventa Hyde per la maggior parte del tempo, lui decide di uccidersi. E uccidendosi ridiventa Jekyll, morto però. No? La storia è terribile. Poi naturalmente la storia viene messa a tacere perché in qualche modo, insomma, per evitare di dar fastidio alla gente, non se ne è parlato, i giornali non ne parlano, meglio così, dice Stevenson alla fine della storia. È il rischio che si corre quando si ha a che fare con l'ombra. Stevenson l'ha capito bene. Tu puoi identificarti con l'ombra e non ci guadagni niente, perché tu puoi pensare di essere la tua parte negativa. Se diventi la tua parte negativa, precipiti nel caos. È un rischio grossissimo. Tu pensi, in fondo questo sono io, allora tanto vale che lo sono. Se lo sei, addio. Invece è pericolosissimo identificarsi nell'ombra, mai lasciarsene guidare, mai prenderla come consigliera. Bisogna capirla, bisogna capire l'ombra, bisogna essere protetti. Quanto dura questa? Dunque, l'ombra non finisce mai, perché comunque sia, una volta che tu hai l'identificazione con l'ombra, una volta che tu hai cominciato a identificarti con l'ombra, dentro di te ristabilisci un equilibrio e sei a posto. Quando identificarti, quando la incontri, la capisci, la ammetti, vedi che dentro di te c'è la parte schifo e la guardi, ti ci abitui, non ne sei orripilato, cominci ad accettare l'idea e va bene, ho visto che sono così, no? Ci vuole un po', è un po' stressante, però ci riesci, dentro pian piano si ripristina un equilibrio. In quell'equilibrio tu ritorni a essere di nuovo intelligente, si riforma un'ombra ancora più profonda. Come hai l'ombra per terra? La stessa roba, c'è sempre. Solo che invece di essere un'ombra inerte, è un'ombra attiva. Con quest'ombra qui, l'identificazione, la scoperta con l'ombra, non finisce mai. Quella scoperta dell'ombra è una cosa che Jung chiama individuazione. Individuazione.
termine tecnico per indicare una persona che ha smesso di essere scissa. Individuo, cosa vuol dire individuo? In privativo latino, no? Per esempio, possibile, impossibile, no? Divisibile, indivisibile. In greco c'è l'alfa privativo, in latino c'è l'in privativo. Individuo vuol dire non diviso. Uno è un individuo quando dentro il due è diventato uno. Non sento più in me un diavolo, ho visto che ci sono aspetti di me che non sono io, perché io sono più grande di quelli lì, però ci sono dentro di me degli aspetti che io fino adesso ho condannato negli altri e che in me sono peggiori che in loro. Però ci sono anche aspetti, questo è il diavolo o Mr. Hyde, però ci sono anche aspetti come Re Magi che non avrei mai pensato di avere, no? Ma non sono io, capito? Ecco, questo qui avviene, dopodiché tu sei tranquillo e se ne formano degli altri. Così non finisce mai. Una volta che hai imparato il metodo, continui a ampliarti e ti ampli e ti ampli e ti ampli e funzioni in questo modo. Questo avviene nella semplice scoperta, siccome c'è un guardar fuori, dalla coscienza, cioè c'è un guardar fuori dalla propria coscienza limitata nella parte più ampia della coscienza, quel guardare, quel conoscere ti fa superare di colpo le resistenze. Quello che per esempio tutta la psicanalisi dice dei traumi, sapete come funziona, no? La cura dei traumi secondo la psicanalisi è riesci a vederli e ti passano, no? Anche questo, sapete, non è che anche questo sta crollando sta roba qui, eh? Anch'io ci ho creduto per un bel pezzo, però insomma non, veramente non mi convince proprio più. Mi accorgo che è proprio una cosa primitiva. Perché? Per un motivo preciso. Perché il passato tu non puoi mai scoprirlo. Il passato è solamente quello che tu racconti del passato. Prova generale. Se sono due elementi che ti, diciamo, eliminano in te la possibilità del passato, di sapere cos'è il passato. Primo elemento. Se un mese fa a te è capitato qualcosa che ti ha cambiato radicalmente la vita, tu non riesci più a ricostruire come eri prima. O meglio, tu ricostruisci come eri prima secondo il punto di vista nuovo, spiegandoti in modo nuovo delle cose che prima non ti spiegavi. E di cose che ti cambiano la vita te ne capitano minimo 4-5 l'anno, per cui tu non hai passato, hai solo palle, hai solo bugie. Seconda cosa, bellissima, questa mi ha commosso tantissimo quando l'ho scoperta, qual è la cosa che mostra che tu sei veramente cambiato? Quando è che puoi dire, guarda, lì sono cambiato veramente, non sono più quello di prima? Quando tu non riesci più a spiegare perché prima ti comportavi a quel modo lì. Finché tu riesci a spiegare perché prima ti comportavi a quel modo lì, tu non sei cambiato. Quando sei cambiato, tu non riesci più a spiegare perché facevi così. Cioè, tu rubavi libri. Io da piccolo rubavo libri. Ero bravino. Ma no, veramente bravo, eh? Proprio riuscivo a rubarne. Cioè, io ho rubato in un giorno l'opera completa di García Lorca, eh? Edizioni Guanda, sotto l'ascelle, alla Feltrinelli di Milano, dove c'era un commesso che sembrava un condor. E c'era questa situazione tipo film Sergio Leone, che io entravo, aveva dei sospetti e faceva, e io camminavo tra i libri e lui accanto proprio, no? Così. E come dire, no, ti becco, lo so che sei tu, ti becco, no? E io
parlavo, ragazzino di 15 anni, no? A un certo punto dice, scusi, c'è un commesso. Lui dice, un attimo, sì, dica. Guarda me, io. Il libro dietro. La cintura dietro. Non poteva perquisirmi, ovviamente. No? Poi non c'erano i segnalatori magnetici, per cui uscivo. No? Ecco. Tu puoi benissimo rubare queste cose, no? E sei in ottimi rapporti con te, con tutto. Lì vuol dire che la tua ombra è, in quel momento è bella, la tua ombra è buona. Perché tu puoi essere, questo è un'immoralità però, permettete, perché tu puoi essere estremamente onesto e con l'ombra che tu lasci agire. No? Con l'ombra che tu lasci agire. Poi se ti prende la mano è terribile, perché diventa la compulsione, non puoi più smettere. Io ho cominciato a rubare libri e non riuscivo più a smettere. Ogni giorno dovevo rubare libri. Sono arrivato a rubare delle cose assurde, per esempio Don Chisciotte in inglese, che è assurdo. Don Chisciotte in inglese, e non c'era niente a rubare, avevo già rubato tutto. Però. Finché ho deciso di liberarmi di questa cosa, è stata una cosa molto difficile, rubando la ricerca del tempo perduto. Tutti i volumi uno per uno, con 8 volumi, ed era scelto bene perché l'ultimo volume che ho rubato si chiamava Il tempo ritrovato. Se ci penso, e non era rubabile perché era esaurito. Però io volevo finire. Allora cosa ho fatto? Ho trovato una biblioteca in cui c'era, ho rubato fuori un Germant e un All'ombra delle fanciulle in fiore, due, ne ho messi dentro di lì e sono che biblioteca è come rubare un bambino addormentato, una roba, cioè chiunque può rubare in biblioteca. E rubato da lì, sono uscito libero e non l'ho mai più rubato. Adesso ce l'ho ancora con la biblioteca rionale, qualcosa di teca rionale. E se adesso io dovessi spiegare perché lo facevo, non saprei dirlo, però dovendo spiegare racconterei una palla e crederei che è vero. Quante volte fai lo stesso tu? La tua storia al passato è tutta così, quindi tu non puoi rintracciare nessun trauma della tua vita. Se un trauma agisce su di te, siccome il passato non riesce, sparisce e rimane solo il suo ricordo, come ogni 7 anni sai che tutte le tue molecole cambiano, no? Il passato sparisce, rimane solo il suo ricordo, benissimo. Allora se un trauma c'è, quel trauma è una proiezione, dentro di te c'è qualcosa che non va, che tu colleghi arbitrariamente a una pagina del tuo racconto sul passato, ma non è che quello è il passato, capito? Chi ha detto di no? Io. Ah. Allora, uno dice, perché io non sono capace di avere successo nella vita? Perché la mamma non mi ha voluto bene. E perché quella volta mi ha dato una sberla mentre io ero nuda sotto la doccia e mi ha chiamato maledetta cicciona. No? Da allora io non posso più avere solo successo nella vita. È vero questo? No. Perché quel racconto lì te lo sei fatto tu. E raccontandotelo, siccome sei cambiata troppe volte da allora, quel racconto è inesatto, di sicuro. È sparito. Dentro di te però c'è qualcosa che non va. Allora, tu non hai la possibilità di vedere dentro di te qualcosa che non va, allora la proietti su qualcosa del passato e pensi che sia nel passato. Ma non è che il trauma è nel passato. È dentro di te. Tu lo proietti lì. Ovviamente questo è brutto che crolli la teoria dei traumi, perché era così semplice, così bella, sparita, non sta più su. Cioè il trauma è quello che vuoi tu. Se vuoi, tu puoi riempirti la vita di traumi, guarda, da qui a quando arrivi a casa te ne puoi tirare fuori 9 di traumi nuovi che ti rovinano la vita. Perché? Perché ti gira. E scegli che cosa? Ma scegli nel tuo racconto, modifichi lievissimamente certe cosette e ce le metto lì. Quindi quello che noi sentiamo come trauma è soltanto una proiezione della nostra... Di qualcosa che adesso tu dentro. Di qualcosa che sto dentro adesso. Ovviamente ti serve per vedere, ma come gli specchi. Il passato sono degli specchi. Però non, se tu stai male, se tu hai un'ustione, non è che vai a curarla sullo specchio. Cioè... lo guardi e capisci che ce l'hai qui l'ustione. Ah, ce l'ho, ah, porca, no, ce l'ho qui.
strumenti tipo le costellazioni familiari, l'ipnosi regressiva. Cioè, quelle sono proiezioni? Com'è? È il problema. Si pensa, insomma, a me che ci siano dei risultati, no? Cioè, guarda, risultati ce l'ha tutto ha risultati. Ha risultato anche la preghiera Padre Pio, c'è risultati. C'è risultati Lourdes, ha risultati, non so, qualsiasi cosa sia venuta in mente all'uomo, ha risultati. Come dice un proverbio russo, una volta su 10 anche un bastone spara. Tutto risultati, no? Bisogna stare attenti a non stare davanti al bastone quella volta lì. Ecco, e non è in base ai risultati che si valuta la fondatezza di una teoria. Perché tutte le teorie, compresa la psicanalisi, compresa le osservazioni familiari, hanno una quota di risultati di cui non è stato analizzato, quantificato l'effetto placebo. E non si può quantificare. Sapete cos'è l'effetto placebo? No? Curo 20 malati di ulcera con la stessa pillolina. Però 10 di loro riceveranno il nuovo procedimento chimico, gli altri avranno una pillolina di talco, no? E su tutte le pilloline c'è scritto per brominance per l'ulcera, no? Però 10 sono finte, io so quali sono quelle finte, loro no, l'infermiera non sa. Dopo 20 giorni sono guariti in 15. Di questi 15, 7 hanno preso la pastiglia vera. Non capisco cosa è successo. Bravo, quello è l'effetto placebo. Cioè, sono guariti una parte di persone che avevano preso la pastiglia finta. Non sono guarite una parte di persone che avevano preso la pastiglia vera. E nei medicinali, se voi vedete i medicinali, quelli seri, c'è scritto effetto placebo percentuale seguente. Quindi è un calcolo abbastanza complicato. C'è una funzione che dice, guarda, che questa roba qui funziona, ma ti avverto, su 20 sono guariti 4 che non l'hanno presa. Per cui non possiamo garantire fino a un certo punto che sia buono. Capito? E sulla psicanalisi, essendo una cosa arcaica e psicologica, non è stato fatto l'effetto placebo. Anche le sberle guariscono, no? Tante persone sono guarite con una sberla. C'è un problema, ma vai a cagare, gli è passato il problema. Sono vile, non sono più vile. Però può essere stato effetto placebo. Quindi il problema nella scienza della psicologia è lo sfondamento sulla bugia, sulla parareligione, no? Cioè in psicologia non si sa niente di certo, niente, non si può sapere niente di certo, perché non è mai la mente che parla della mente, è la mente che parla, che spara delle robe. È come se tu stessi in psicologia, sei nella stessa situazione di uno che deve descrivere il colore dei suoi occhi senza avere uno specchio, no? No? Come faccio? Faccio delle ipotesi, spero in bene. Come fa l'io a parlare di sé? È possibile? Dentro. Dice, lo guardo da fuori. Sì, con gli occhi puoi, con l'io no. Perché comunque sia, da qualunque parte lo guardi, è sempre il tuo io che funziona. Ecco, per cui è brutta la psicologia quando qualcuno sfonda da una parte, rompe l'andatura, diciamo, sai, il trotto, no? Bisogna mantenere l'andatura, maratona, è forza fare così. Se uno corre, eliminato. In psicologia ogni tanto qualcuno corre, per cui dice, ho trovato il metodo sicuro, ma non è vero. È un metodo che alcune volte ha funzionato, non è un metodo sicuro. Non si sa se ha funzionato perché eri bravo tu, perché raccontava una palla al paziente, perché è caduto un asteroide o perché è venuto l'inverno. Non si sa perché, però sappiamo che ha funzionato. Aspettiamo 200 anni e vediamo se è un metodo che funziona davvero. Questa è l'unica possibilità. Quindi costellazioni familiari. E certo, poi, da quando è crollata la Chiesa Cattolica, come sapete benissimo, basta vedere come si comporta questo Papa qua,
esempio per televisione, la televisione è salita, la Chiesa Cattolica è scesa. Da quando è crollata quella, c'è una carenza di fede terribile nella gente. Per cui non è disposto a credere nei marziani, è disposto a credere in tutto. E ogni tanto crede in qualcosa, no? Basta che finisca inesimo, ci crede, no? O che sia un nome scientifico, ci crede. Perché ha bisogno di credere. Ma questo è un fenomeno che riguarda le persone. Se tu non sei dentro questo fenomeno qui e ti interessa sapere come funzionano le cose, senza entusiasmi inutili, senza fanatismi, eccetera, ci vuole sempre la prudenza. E la prudenza, l'idea che passa il tempo e che la mente un pochino sta progredendo filosoficamente in questo periodo, la prudenza ti invita a dire: guarda che i racconti sul passato, per come sono fatti, non sono attendibili, ma non sono attendibili per niente. Non uno, eh? Un libro di storia, tu prova a leggere un libro di storia dell'epoca fascista e un libro di storia di adesso, è cambiato tutto. Oppure prova a leggere un libro di storia sovietico del 1981 e un libro di storia sovietico russo del 2001. Sembrano due mondi completamente diversi. In uno Lenin è una specie di santo, nell'altro Lenin è un farabutto, malato, pazzo. Perché? Perché ha cambiato il passato. Abbiamo questo straordinario potere di cambiare il passato quando vogliamo, se non siamo mai accorti. E ce ne stiamo accorgendo, pensa, tipo da 5-6 anni a questa parte, vedendo con un minimo di oggettività che quello che racconti non può essere vero nel tuo passato. La scienza dice che è utilissimo. La scienza dice che è utilissimo. Fin dagli anni 30 si sono accorti ad un pezzo che lo studio delle cause diventa utile solo se accompagnato dallo studio dei fini. Fini. Cioè, il raffreddore non ti viene per un contatto con un virus se tu non hai lo scopo di prenderti il raffreddore. E questo però, se arriva adesso, questa qui è una cosa degli anni 30 che insistono. Sapete gli esperimenti come si facevano? Gli esperimenti facevano con i carcerati della Ryan University. Prendevano questi carcerati e dicevano: qui c'è un mazzo di carte, devi tirarmi fuori una fiori, quadri, sbagliato, prova 10 volte, viene fuori 2 volte su 10. Adesso rifacciamo, e facciamo così: devi tirarmi fuori questo nuovo mazzo di carte, nuovo, lo disigiliamo. Ogni volta che mi tiri fuori un quadri ti do $0.50. Il passaggio cambia da 2 a 10, cioè da 2 su 10 diventa 6 su 10. Perché? Non lo sappiamo, però sono esperimenti, sono dei primi test psicologici americani fatti di questo tipo. Tu prova a casa, prova, fallo a qualcuno, vedrai che se gli dai un premio quello ci riesce meglio. Perché? Perché evidentemente non è, come dice Machiavelli, è il fine che giustifica i mezzi. Invece la scienza dice no, è la causa che giustifica i mezzi. È la causa che giustifica il processo. Machiavelli dice no, è il fine. E Machiavelli dice no, il diavolo. Era uno dei nomi del diavolo nel Cinquecento, no? E poi si accorgono che c'è ragione. Ma non del tutto, perché anche la causa, e quindi la scienza adesso in totale alto mare, non la scienza di Piero Angela. Quella lì è sicura di tutto, ma la scienza degli scienziati, quella non è più sicura di niente, no? E fa sembrare buffa tutta qualsiasi prosopopea sul nuovo metodo di... No, questo è un periodo bellissimo, perché è un periodo di sola ricerca, di sola esplorazione, in cui tutto può essere messo in discussione dalle scoperte che fai. E questo saperlo ti dà una leggerezza interiore che è magnifica e ti fa sembrare, quelli che invece sostengono con vigore questa cosa qui, delle persone che hanno delle grosse difficoltà, un cattivo rapporto con l'ombra. Esempio di incontro con l'ombra. Allora, questo seminario qui nasce dal fatto che nel settembre scorso avevo fatto un seminario per tutta Italia in cui, per divertimento, per allentare un po' la tensione, avevo provato a mettere quelle rispostine, quelle frasi a completamento che vi ho detto. In realtà, fin dalle prime volte che ho fatto quell'esperimento lì,
con la gente, quale che fosse la platea, sono rimasto io stesso stupito dei risultati che aveva su di me, che non erano previsti. Per cui facevo l'esempio, no? Facevo l'esempio della frase da dire, facevo io l'esempio, veniva fuori la frase, la prima è stata, dunque, quando si tratta di dire quello che voglio io, no? E devo rispondere senza pause, non vi faccio vedere come si fa, no? Voi lo farete con testimoni, io non ho il testimone, voi mi fate testimoni, allora facciamo che per essere sicuro di non fare pause devo arrivare a dirlo prima di toccare, prima di arrivare a quel tavolino. E comincio, quando si tratta di dire quello che voglio io piango. Dico, perché ho detto questo, no? Dico, perché l'ho detto questo? E tu ti pensavi che facessi apposta. Non l'ho fatto apposta? Chi piange? Chi sta piangendo? Non è vero? Ma però l'ho detto. Perché l'ho detto? Lì viene fuori questa... Da un lato era interessante come si è elaborato questo. Dall'altro è interessantissime le conseguenze. Allora, ero rimasto molto colpito. Era stato... Allora, un venerdì, cioè un sabato, non mi ricordo dove, e la domenica, non mi ricordo in che altra città, mi sembra che fosse Padova e Bologna, qualcosa del genere. No, ma quella prima volta, quelle prime due volte. Allora, faccio questa cosa qui, e poi la notte sogno, e sogno l'ombra. No? Un tipo alto così, capelli neri, col maglioncino attillato, e la camicia sotto sporgeva il maglioncino, maglione blu elettrico, no? Che ho sempre trovato orribile. Pantaloni lunghi naturalmente, però che lasciavano vedere il calzino. A scacchini, molto attillati, calze di un colore vivace, tipo viola, no? Scarpe grosse. Tutta una serie di tratti dell'abbigliamento che mi faceva sperare orribile, no? E questo qui nel sogno, era in una stanza con me e con altre persone, cercava di fregarmi. E io capivo che era l'ombra, no? Che era una parte di me. A un certo punto questo diventava talmente insolente nei miei riguardi, proprio un Hyde, che io lo spingevo in una stanza e cominciavo a malmenarlo. Però cercavo di colpirlo, così, facevo questo gesto qui, e il gesto, quando si avvicinava alla faccia, rallentava tantissimo, contro la mia volontà, target panic, questa era la sua faccia, e facevo, e si appoggiava così, riuscivo solo a tenerlo fermo, e lo sforzo per colpirlo era terribile, praticamente lo stesso sforzo che avrei fatto per darmi un pugno a me, perché ero io. No? La sensazione al risveglio e mi sembra di essere passato da una stanza all'altra al risveglio, da una stanza all'altra. Questo è l'incontro con l'ombra. Naturalmente non sono riuscito a bloccarlo, perché non basta l'incontro con l'ombra la prima volta a bloccarlo, cioè tutta una serie di cose. E questo naturalmente era per me, vedrete il vostro che tipo è. Ci vogliono tutta una serie di situazioni nell'incontro con l'ombra che bisogna, sì, puntare all'incontro, però smantellare tutta una serie di strutture che ci sono nel nostro linguaggio, nel nostro modo di pensare, nelle nostre convinzioni, entro le quali può formarsi l'ombra. Oggi abbiamo già accennato a una di queste strutture. Il nostro linguaggio non arriva dappertutto. Lo sapete questo, no? Cioè se uno dice, beh sì, ci sono più parole in inglese che in italiano, questo è vero, però sia l'inglese sia l'italiano non arrivano dappertutto. Ci sono delle cose molto vicine a te che tu non puoi dire, e adesso quelli che c'erano oggi alla consultazione lo sanno già, o ieri, sarà ieri, e adesso vi faccio l'esempio, facendo dire come ci si sente quando si arriva ai confini della realtà linguistica. Di cosa sa una pesca? Di pesca.
Sai descrivere il sapore della pesca? Non c'è nessuna parola di nessuna lingua europea che ti permetta di descrivere il sapore della pesca. La pesca sa di pesca e la mela sa di mela. Non puoi dire altro. Però puoi dire esattamente di che colore è questo. Non dici che questo è color mare. Sai esattamente il nome di questo colore. Non dici che questo è color albicocca non matura. No, sai dire esattamente questo com'è il nome di questo colore. Capito? Quindi il colore siamo a posto. Il sapore no. Ecco, l'ombra si muove, può muoversi, può formarsi in questi territori in cui tu non arrivi, ma che non sai che non ci arrivi, perché non ti sei mai accorto che non sai, non sai descrivere i sapori. Lì si muove l'ombra. Come, non so, il fantasma dell'opera si muove attraverso le fogne, sapete la storia, no? Fantasma dell'opera nel cinema muto, un bellissimo film, travolgente. Questo è il fantasma dell'opera, che uno è rimasto sfigurato, che abita nell'opera di Parigi e vive nella fogna sotto il suo palazzo gigantesco in cui rapisce una. No? Ecco, si muove nelle fogne perché sono al di là del limite della conoscenza. Quelle sarebbero le fogne. Ci sono delle dietro le quinte, dei dietro il sipario della realtà, cose che si muovono, territori che si muovono, in cui noi non possiamo arrivare. Lì ci sono le ombre, ma non c'è solo l'ombra, c'è un sacco di altra roba. E lì praticamente si andrebbe alla scoperta in due modi, ripeto. Un modo cosciente, che è quello test normali, e un modo non cosciente, che è quello del... cioè non cosciente, super cosciente, che è quello dei maestri. Non ci si può andare da soli. Quindi una cosa che domani occorrerà fare sarà scegliersi per questi due giorni un compagno. Non un parente, non un amico, una persona che comunque è con te, che ti serva, e tu a lui, da, diciamo, memoria, da critica all'esterno, perché sai, è un territorio in cui ne va troppo dell'immagine di te. Per cui da solo, quando tu vai a vedere la critica di te stesso, perché ti critichi lì, no? Ecco, da solo, o sei troppo cattivo o sei troppo buono. E poi, nella memoria, ti ricordi quello che ti fa comodo dopo un paio d'ore e il resto te lo dimentichi. Ci vuole accanto il compagno che si segni le cose, che dici, no, guarda che tu non hai detto questo qua. No? E che serva come immediato ricevitore di verbalizzazioni, perché in questo territorio qui tutto quello che tu non riesci a dire dura per qualche secondo, poi sparisce. Anche se lo scrivi parlando con i maestri, anche se lo scrivi, sparisce lo stesso. Per poterlo fissare devi dirlo a qualcuno. Anche con i maestri? Eh sì, quando si arriva con i maestri sono un sacco di cose che non riguardano te. Se ti dicono la quotazione dell'oro, tu te la segni, la sai, no? Poi ti regoli. Se ti dicono cose che riguardano te in profondità, tu te le puoi ricordare solo una condizione. Te le puoi ricordare solo se le racconti a qualcuno. Se le scrivi non basta, perché ce le hai scritte, la memoria diventa il foglio scritto e non la tua mente. La tua mente, quello che ti arriva, che parla di te, tu nella tua mente fai un lavorettino e ci metti un fiocchetto, così sembra bello. Oppure ci metti una ditata di polvere, sembra brutto. E poi lo riguardi e non è niente di quello che ti ricordavi. Invece, se l'unico modo che ho trovato in questi 30 anni di parole maestri, l'unico modo di fissare un contenuto è raccontarlo a qualcuno. Ci vuole la persona paziente che sia lì a ascoltare, perché al limite, quando parli tanto con i maestri, è difficile trovare uno che... Allora scrivi libri. È l'unica possibilità, no? Ecco, questa qui è un po' l'introduzione a oggi. Mi hanno detto che devo smettere alle 9 e sono le 9:25. Vi ringrazio per l'attenzione.